Ladro, ladro, ladro. Allora, io grido al ranger: occupati del bardo. Faccio uno passando sopra al bardo. Due, Sì. tre, quattro. Arrivi, Sì. E Taedo. dovrei riuscire a sparargli anche se con una penalità, probabilmente. E non sei sotto i 9 metri, quindi Non sono sotto i non 9 hai. metri, non ho il più uno. E Quindi ho neanche il 6 e il D6 in più di danni. il più uno di danni. Il D6 era per il furtivo. Sì, il D6 del furtivo. Sì. Ok, quindi un D20 più il tuo tiro alla distanza più uno perché c'è ancora attivo la musica di Cecile, nonostante Cecile sia. No. Ah. 9. No. Quadrello parte e manca. Manca. Fine. Ci provo? Ranger. Ci Tutti provo? credono nel Ranger. Tutti Tranne credono. il Ranger, non crede nel Ranger. Io non credo in me stesso. Io mi metto sempre alla prova. Tanto il bardo muore. Se continua così, veramente morirà lì proprio. So punto Chissà esperienza. quando. Sì! Vai! Esatto, sì! L'hai colpito. Un D8, dai. Un Ucciso! 8 più 1. È vero, più 2 per la musica. 8! Vai! È un goblin, schiattato. Ok. Il goblin crolla a terra, trafitto. Sì! Cazzo, sì! Bravo, Però ma i turni credevo. restano perché mi serve sapere quanti turni di vita rimangono a Cecil. Cecil, Esatto. tirami un di 100. Ce ne Non sarà mai. lo sei. Tocca a Andate pure a vedere chi Roderick. c'è al piano di sopra, tranquilli. Io, ovvio. Ego! Andiamo! Tu vai, Ok. io curare meno uno. No, andiamo su. No, Allora. Oh, aspetta, che do cazzo hai? sto scherzando, tranquillo. Io Roderick! vado su. Allora. Me ne vo su. Sì? Sì, esattamente. Cioè, arrivo e mi rimane pure un punto in movimento. Aspetta, tu arrivi alle basi delle scale e poi Ah, c'è la ok. barricata da superare e quella ce ne Sfondo vuole. la barricata, tranquillamente. Ok, inizia a tirare i colpi alla barricata. Va bene. Prossimo Posso turno tirare un l'avrai D20? liberato. Eh? Tiro un D20 così vediamo. C'è la scaraventi Ok, giusto se sul fai uno D20. però. Vai. Ma vediamo, Vai, vai. aspetta, c'ho la macro. Ah, mamma mia! Sei un figo a spaccare la legna. Davvero boscaiolo? Individui il punto debole dell'intera struttura? Dai un colpettino e crolla tutto come un castello di carte. Cos'è? La volta scorsa non hai combinato nulla, questa volta invece pum! Me devo riprendere, dai. È che la volta scorsa aveva tipo un meno 4 perché usavo una rete portatile. Non sei C'ha ragione. incredibile. Noti un po' la differenza tra Ariete e Asha. Pensa Ladro, ladro. a combinarle. Se le combini insieme, cosa potrebbe Mi uscire? giro, vado qua e lo curo. Ci provo perlomeno. Ok, devi fare almeno 15. Ho fatto Cos'è zero? Gli fa male! Gli infliggi un danno, metti le mani nel punto sbagliato e fai un ulteriore danno a meno Cecilia. sette. Oh mio Dio, direi che quest'oggi abbiamo imparato una lezione molto importante. Non Cioè, fatevi lui vede il curare da un corpo, ladro infila halfling. la mano dentro il corpo e inizia a ramanare. Cercava delle monete d'oro dentro il corpo. Oh mio Dio! Tra l'altro hai i testicoli, quindi chissà cosa stai prendendo. Mamma mia! Beh, è già E familiare questo quella cos'è? quel punto per lui. Sei diventato È Paolo vero. Bitta. Eh? È diventato Paolo Bitta.
Io ho messo la mano dentro, e questo cos'è? Ho buttato via. Ranger, sì. Ti prego. Ok. Salvalo. So cosa devo fare. Andiamo, Rodrek. Tanto no, davvero? No, dai, poveretto. Dai, cosa devo fare? 15, almeno 15. Di 20? Più sì. Curare. Devo curare, sì. Ok. Ti prego. Aspetta, dico quanto ho in curare. Troppo poco. Troppo poco. Hai 8. 4, 12. Veramente, al prossimo turno ti concedo più 2 per pietà assoluta. Però mi infondere coraggio. Lasciami morire. Posso sempre provare a curarlo io. Al prossimo turno. Non invita le sue sofferenze. Stai fermo, vattene via. Cecil, ti salverai da solo. No, non ti salverai. 8. Ok. 8, dai. Dai Edo, un'altra volta. Sì, quanto sei? Meno 8. Meno 8. Ok. Tocca a Rodrek. Allora, Rodrek, momento. Yes. Prima di te. Tu hai demolito la barricata. Spunta okay. Davanti a te un goblin. Un goblin totalmente sporco di terra, con solo un gonnellino e gli occhi a naso molto lungo e pronunciato. Completamente le narici rosse, ma proprio rosse. Un ubriacone questo. Potrebbe essere, oppure un drogato, da decidere. Gli occhi puntano sul drogato, perché sono grandi, grandi, rosse, anche loro rossi, e lucidissimi. Ti guarda? Grazie, compagno Goblin. Vieni, vieni. E ti invita ad entrare. Gli do una non shot. Ero sicuro io, ma sicuro proprio. Rex ha fatto cadere la webcam da quando. Dov'è Rex? Ciao Rex. Allora Rex, tocca a te. Questo goblin sembra non essere per nulla aggressivo. Barcolla ti ha scambiato per un goblin. Sì. E ti sta dando le spalle. Ok, tu ricordati. La tua tu voglia, cosa vincerà? La tua voglia di informazioni o il tuo odio per i goblin? Ricordati, ci sono un nano incazzato in berserk con una pelliccia di lupo in testa. Ti prego, calmati. E poi la storia nel vanno a fanculo solo per queste cose. Una voce da lontano grida a Rodrek, calmati. Facciamo una cosa. Quanto una tazza di tè non ti farebbe male, quanto Rodrek? Quanto hai in volontà, Rodrek? Quanto hai in volontà? Due. Diciamo che tirami un D20. Al 10 o più puoi scegliere. Attaccherai il goblin. Io vorrei solo dire che questa scena mi ha ricordato molto quando, per esempio, il Ranger si è presentato davanti a casa di Rodrek solo con un gonnellino. Sarò nudo. Nudo con questo nasone. Non ho un naso, sono bellissimo io. Ma sono una cicatrice. Oh, sciocchino. Rodrek, tira i danni per il povero goblin. Paura, cazzo. Okay. Ma scusa, non può tirare per colpire? Sì, devi tirare per colpire. Ah, ok. Ah, ok. Quindi di 20 più lotta, giusto, no? We fucked the quest again. No, dice no, meno no. Male. Con uno. È un fallimento critico. Allora, sollevi l'ascia proprio pregustando il sangue del goblin, ma nella foga lascia, ti sfugge via come una saponetta e cade in fondo alle scale. Proprio... Ok. Nonno. Yes. Yes. Ladro. Non curare. Puoi metterci veramente di nuovo le mani? Non curare. Guarda, ti dico,
guarda, veramente, per sto povero bardo, se ti metti lì e fai da assistente, da infermierina, do un ulteriore più 2 a a Duinir. Faccio quindi da... per un più 4 di bonus. Faccio da infermierina. Grazie. E, okay. E chiudo gli occhi a Cecil. Vabbè. Quindi, reggi le palle. Quindi 20 più 8. Una è già andata. Signorina, la palla. Mi passi il bisturi. Ora. Duinir, ferma sta cacchio di... 20 più 8. Di... Vai. Sì. Aspetta, c'è anche guarire. Più no, 4. Più 8 e c'era già contato. Più 4. Ah, hai messo già 4, più 4. 4, 8 a casa mia. Aspetta. Va bene. Ah no, ma tu hai fatto proprio 19 sul dado. Minchia. 28, quindi. Sì. Ok. Ti ricordi come si fa? Proprio... ecco com'era. Cioè, noti che c'è una palla in meno. Con pochi gesti rapidi riesci a fermare l'emorragia e a stabilizzarlo. Ok. Grazie, infermiera. Signore, ma è giusto ovviamente che ci sia solo una palla? Ah, ma è quello il dov'è sangue? Che l'hai messo? Oh, cazzo. Come avevo potuto sbagliare prima? Mi dispiace, era... signor Cecil. Lei è un monopalla ora. Ok. E quindi, posso mettere visto che non c'è più bisogno di combattere, vi sposto un attimo su una la solita immagine di fondo. E direi posso che metterlo qua... tra i tratti che sono monopalla? Sì. Qua direi che possiamo fare Paolo. Un'altra palla. Bella. Va bene, ragazzi. A tra poco. A tra pochissimo. Siamo in pausa. Yeah. Rozza baia. Ok, signori, siamo tornati. Do l'audio ai ragazzi perché sennò non li sentite. Stavo per rifare la puttanata di parlare e non smutarmi il microfono. Eccoli qua, ci sono. È caduto qualcosa. Io volevo chiudere la pazzaglia! Mi è caduto. Cecil, ci sei? Cecil ha perso, sta tentando di ritrovare il testicolo perso prima, quindi... Cecil, batti un colpo! Oh no, non c'è ancora. La tristezza. Potevo far finire la canzone, guardate, va bene. Sai, dovremmo informarci prima di riniziare. È che io vi vedo tutti seduti, vedo lui e faccio a posto. Ma lui non c'è. Vabbè, Edo, allora un secondo, mentre aspettiamo, ritorniamo un attimo sull'argomento del possibile vlog per rispondere alle vostre domande. Se vi interessa, nel primo video che posterà Quit, quindi il primo video di questa sera, scrivete sotto master 2 punti la vostra domanda. Io vedrò quali domande avete fatto e preparerò un vlog per rispondervi. Ok? Quindi se vi piace, aspetto le vostre domande. Cecil, rispondi. Cecil, ti evoco. No, non ha funzionato. Va bene, andiamo avanti noi finché non torna il caro Cecil. È un po' dai. Tipo il guerriero di The Gamers, no? Quello che non c'è mai in partita. Esatto. Mark! Ci sono anch'io? Sì. Posso entrare in modalità Berserk? Sì. Sì. Allora, questa è l'unica piccolina. Questa è la Berserk. Mi viene un embolo ogni volta a fare. Comunque, veramente, per chi non ha mai visto The Gamers 2 o comunque The Gamers, ve lo consiglio caldamente. Per giocatori di ruolo è spettacolare. Ironia allo stato puro, proprio è spettacolare. Tanto è gratis su YouTube, quindi in italiano. Sì, la trovate su YouTube tranquillamente. La trovate anche sul loro sito, gli stessi produttori, la Dead Gentleman Production, la Zombie Orpheus. Nomi spettacolari, tra l'altro, l'hanno messa proprio loro ufficialmente su YouTube, quindi neanche state piratando, vi tolgo anche proprio quella gioia di poter piratare un po'. Perché, perché deve rubare? Edo, vogliono che tu mi rubi. Tutto a tempo debito. Per ora, Cecil è l'unico alla quale è il debito saldato. È il mutante! È il debito saldato. Il riassunto della trama fino adesso. No. Adesso nelle puntate precedenti è arrivato. Ok, c'è Cecil? L'ho sentito, eccolo. Ok, ecco. Ok. Ci siamo. Perfetto. Allora,
La situazione è questa. Il nostro caro Roderick è senza l'ascia, finita la base delle scale, che vuole strozzare un goblin. Cecil è senza la palla, appena stato rianimato dal povero, dal per fortuna, dal ranger Duinir, che comunque si gasa perché ha ucciso l'ultimo nemico. Intanto il ladro sta contando gli ultimi acquisti fatti dal povero bardo e ha scoperto che almeno Cecil ha saldato il debito. Ah, e c'è un goblin totalmente fatto al secondo piano. Che è quello che voglio strozzare. Sì. Io una volta che vedo che comunque il ranger ha il tutto sotto controllo, prendo e entro nella casa tranquillo finché non vedo la scalinata. Sta sbraitando. Mi avvicino furtivamente al nano da dietro. Nano, cosa fai tu nel frattempo? Allora, nel frattempo... per le scale a prendere l'arma? O vai a ucciderlo, a strozzarlo proprio? Lo strozzo a mani... Va bene, tirami un di 20. Vai. Più l'8 senza? Più l'8. Più 5, quindi. 20. Quanto hai fatto? Ha fatto 15, 20. L'hai preso in lotta. Lo stai iniziando a strangolare. Sì, però ce ne vorrà di tempo strangolandolo. Ok. E il goblin ovviamente dice: che cosa succede? Che cosa succede? Che cosa succede? Tutti i cazzi tuoi amore. Ranger, cosa fai tu? La via più veloce è scalare o salire a piedi? Scalare cosa? Il muro? Scalare la casa? Perché vorresti scalare la casa? Ci siamo bloccati tutti. Non c'è nessuno al secondo piano. L'unico che l'ha sentito è stato Roderick. Ah, ok, quindi non so che c'è nessuno. No. Ah, ok, allora cerco Roderick. Bardo, tu con 0 punti vita sei rimasto da solo fuori. Così. 0 punti vita? Non sì. Sono stabilizzato a meno 8? Sì, allora, sei stabilizzato a meno 8, però è come se fosse a 0, quindi puoi fare delle mezze azioni. E do un bacino al Bardo. Posso fare cerco, come posso curarmi? Non c'è in qualche modo? Riposare non sarebbe male. Mi faccio un bel riposino, dai. Magari no, mi trascino magari dentro la casa, quindi metto a riposare. Che situazione triste. Facciamo così. L'ho legato e lo sto tenendo dentro, lo porto dentro, dai. Ma perché non lo sollevi? Perché devo sollevarlo? È faticoso. No, beh, dai, lo sollevo. È più grosso di me. Lo sollevo e lo porto dentro. Va bene, va bene. Ok, lo portate dentro. E gli metto una copertina. Ego ha sentito il nano che sta inveendo e hai sentito un'altra voce. Una voce di goblin. Modalità furtiva. Più 10, 24. Ok. Io ho tirato per vedere la tempra del povero goblin quanto resisterà, e poco, veramente poco. 8 più 2, resisterà veramente poco il poverino. Corriedo. Ok, furtivo. Ego arriva alla base delle scale, visto che non è che si è spostato molto, vede la figura del nano. Tra l'altro, hai davanti, tra l'altro inciampi nella sua arma, te la ritrovi davanti ai piedi. Zon zon zon. La raccolgo. Non so neanche se riesco a sollevarla, onestamente. Io ho forza 6. La trascini. E vedi in cima alle scale il nano che sta strozzando un goblin. Che però non è che stia ponendo resistenza. È proprio è una marionetta di carne che il nano sta strozzando. Anzi, un po' gli piace. Io grido, Roderick, ci sono 4 goblin lì sotto. Qua sotto, comunque puntando verso l'esterno della casa. Tirami sul raggirare. Allora, io mi raggirare.
Roderick, percepire inganni. Vediamo okay, se ti convince. Questa tra l'altro è un'altra scena di The Game. Sì, è uguale. What? È vero. Dove? Dove sono i malvagi? Devo capire quanto dovrà girare. 4, ok. Tu 9 più 4. Mm. 9 più 4, 13. Ok. E quanto hai fatto tu, Rexen? 12. Io 12. Ce la fa. 9 più 4, 13. 13. Tecnicamente, quanto hai in percepire inganni? Più? 2. 2? Sì. Quindi 14. Tu, no, ha fatto 12 in totale. Ho tirato 10. Ah, 10 più 2, ok, ho visto adesso. Ok, tecnicamente, allora, Roderick, ci sono 4 goblin giù. E c'è anche la tua arma. E c'è anche la tua arma. Quindi a quel punto... Io ti porgo la tua arma, ti porgo la tua arma così, tipo, ci sono 4 goblin giù. Lancio via il goblin, che è proprio tipo, è tipo un panno, no? Proprio sì. Lo lancio, mi fiondo proprio, mi lancio sull'ascia, che mi... ti svuotano. Sì, ok, va bene. Nel frattempo Cecil e due sono entrati, uno trascinando l'altro. Io poi ho cercato ovviamente dove fossero gli altri. Casini del nano. Ego, l'hai ingannato, cosa fai? Vado dal goblin e gli parlo in goblin. Ok, mentre lui scende, praticamente Roderick prende ed esce fuori dalla casa. Ha assetato l'arma, è assetato di sangue. Mentre Ego sale le scale e trova questo goblin. Cioè, questo è proprio gli con il fiato corto adesso apre il fiato corto lì. Io gli parlo in goblin e gli dico: scusa il caro Snorg, ma è molto irascibile. Esattamente. Perché lo chiami Snorg? Perché ha un nome da goblin. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Hai chiamato qui chi? Lui Snorg? No, ho chiamato Rexen Snorg. Tu non hai sentito quella cosa di prima? No, ma io ho visto Rexen che cercava di... Ah, io non ho capito, quindi è un goblin e basta. Sì, tu, sì, sì. Tu non gli hai sentito dire vieni... Fratello goblin. Pagno goblin. Entro e cerco di derubare il goblin, se vedo se ha qualcosa addosso il goblin. Ha un perizoma. Gli rubo il perizoma! Un bastone con legate in cima... delle ossa di scoiattolo topo che continuano ad agitarsi, che continuano muovendolo, continuano a fare, sai, il rumore proprio degli ossicini. Gli scoiattoli che ho trovato prima io. Esatto, ecco dove sono spariti. In realtà morirà. La pista era giusta. Morirà. Zon, zon, zon. Ho ucciso un fratello scoiattolo. Lol. Ma tu non sei neanche più un ranger ormai, non riesci neanche a seguire le tracce. No, a colpire con l'arco. No, ho colpito lontanissimo, dai. A palombella. Cosa fai? E lo guardo, cosa devo fare? Il goblin ti guarda e dice... Agitato lui. Lui ha scambiato me per nemico. Io faccio, sì, scusa il povero Snorg, ma è molto irrascibile. Ce l'ha con sto Snorga? Vabbè, il primo nome che gli è venuto. Nome. Chi ha fatto i disegnini sulla mia immagine? L'ha chiesto la chat. Se sì, la solo. Ok, va bene. Roba, io sono rosso. Perché io sono un'infermierina. La croce rossina. Ok, Goblin ti guarda e dice: vieni, vieni. Io offro te, va bene. Mi fate gli scoiattoli. Io chiedo e cosa ti indica un tavolino con due sedie mezze spaccate e in fondo, sotto un fuocherello ormai spento, quello che sembra essere un piccolo paiolo. Ok, io mi siedo su una delle cose, tenendo però il mio pugnale. Grazie. Vicino. Pronto, sì. Pronto. E gli chiedo, ma cosa ci fate qua? Cosa ci faccio io qui? Sì. Tu, bravo goblin. No, 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 bravi goblin. Io, Gulp. Ciao, Gulp.
Io sciamano. Potente sciamano. Gulp. Adesso si chiamava... Io slang. Io potente guerriero. Io Sig. Tu non ci sei. Ah, giusto. Tu stai guardando Rexel che gira intorno alla casa. Rodrick, per di là. Bastardo. Che prenda da scià degli alberi, no? Pulp prende due tazze, una sbeccata, le riempie con il contenuto del paiolo e te la mette davanti. Te la mette davanti. Io faccio... L'odore è molto acre. È molto acre, fa un fumo stranamente aranciastro. E galleggiano delle cose dentro il liquido. Io prendo la ciotola, faccio finta di fare un sorsino. Finta. Sì. Tipo solo me la appoggio alle labbra, tipo. È cioè, bollente. Vabbè, brucia, che devo fare? Faccio proprio così, piano piano, poco poco. La metto giù e faccio... Ma questi goblin cattivi, sempre in goblin tutto questo. Ma questi goblin cattivi... Da dove arrivano? A me è troppo colto. È strafatto il tu goblin. Grande come casa. Sì. Io racconto te. Io sono 60 centimetri, sono anche piccolo per gli standard dei goblin. Come Kronk. Io Gulp, capo di clan, non abbiamo nome, clan, solo clan, sì, solo clan, vuoi da bere? Vuoi? Da bere? È inquietante questo ragazzo. Io gli dico, no, grazie, sono a posto. Però... Stavo dicendo, io Gulp, capo sì. di clan, sì, ma io ho dovuto scappare, perché Goblin cattivo è arrivato. Ok, dove è arrivato questo Goblin cattivo? A Tana. Libera tutti. A Tana? Dov'è Tana? Io ho perso, dov'è Tana? Verso montagna. Vecchio avamposto di barbuti. Dani. Sì. Io ho detto. Tu vuoi da bere? No, però tu sei grande sciamano, vero? Sì, Gulp grande sciamano. Grandissimo. Tu puoi guarire goblin ferito, goblin buono. Sì. Sì. 10 soldi. Tu vieni con me. Io? Tu. Guarire goblin buono. Sì. Goblin giù, ferito. Sì. Senza palle. E io? Manca una palla. Goblin. Io non guarisce palle. Noi venuti qui per salvare te e goblin morso da lupo. Brutta ferita. Ah! Oh! Io scendo con te, quindi. Occhio che se vede giù gli altri tizi morti è un casino. Va bene. No, sapeva che ci sono dei goblin cattivi. No, tanto quelli erano cattivi, e no? Si alza barcollando. Faccio, tu segui me e io cerco nella maniera più stealth possibile di evitare Rodrick. Tanto l'ho cacciato, l'ho mandato un'altra parte. Vai, io intanto sto in mezzo al bosco. Che gira, vai tranquillo. Ok, scendete le scale. I muggiti del nano sono lontani. E
disteso per terra, bella e meglio, tra i rifiuti e il mobilio distrutto, il nostro caro Duinir ha posato Cecil. Io faccio quello goblin ferito. Chi è sto qua? Ciao, goblin alto. Lui, io prima che ti lo saluto con la mano, possa far dire niente, faccio lui in comune a sto giro. Faccio lui goblin ranger, lui goblin arciere. Lui nome Pirl. Pirl. Pirl piace. Ma parlano in comune o ranger? Sto parlando in comune apposta per farti capire. Ah, ok. Sì, sto parlando in comune. Ah, ok. Sì, Pirl. Ti ammazzo dopo, coglione. Questo... Io aiuto goblin ferito. Grazie. Allontana. Allora, vedi il goblin che barlottando in giro, barcollando, si avvicina al povero Cecil, che è mezzo cosciente e mezzo no, e quindi magari è pure un po' intimorito dal goblin. Giusto, Cecil? Di brutto. Perché è in perizoma, non per altro. Il goblin spalanca le braccia, inizia ad agitare lo scettro, agitarlo tutto intorno a Cecil e a borbottare qualcosa che non capisci, non è goblin, sono parole forse di un incantesimo. Io intanto sto facendo una deforestazione totale, tipo foresta amazzonica. Secondo il disegno, se vuoi essere fedele, sei sul tetto. Vediamo che culo, vediamo se ha un minimo di culo Cecil. Il nostro Cecil verrà guarito di... Cos'è uno ha fatto, vero? Sì. Meno sette. Uno.